Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 per Wii U per un nuovissimo torneo. Perfetto ragazzi, come promesso oggi è sabato 20 maggio, sono le ore 18:30 e sono online, pronto a giocare con voi un nuovissimo torneo su questo fantastico titolo. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi, Castello di Bowser. Io come squadra ho scelto la squadra di Bowser in questo torneo dei super cattivi. Vediamo cosa riesco a combinare perché non l'ho mai utilizzato come personaggio. Attenzione a Iggy. Ok, ho lanciato indietro il boomerang. Attenzione, no però. C'è anche Zanka qua davanti. Ok, passiamo di qua. Guscio rosso che mi metto tranquillamente alle spalle. Ok, ho pochissime monetine però, devo recuperare un po' di monete perché ne ho pochissime. Vai, 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 vai. Sta arrivando qualcuno con la stellina. Era Zanka. Ok, ho fatto che lanciare il guscio rosso appena in tempo. Aia. Gusci verdi. E non ho preso nessuno, Forse è Gabriele, forse. Adesso siamo un attimo crollati. Ok, adesso. E adesso. Power up. Dai che devo tornare là davanti. Vai col pugno. Ok, per un pelo. Sono tutti là in cima. Ok, ho lanciato tutti i gusci verdi. Guscio rosso. E piglio Gabriele. C'è sempre Zanka in testa con Schelo Bowser. Ciao Zanka. Ci prendiamo a sportellate. Ok, banane, che mi tengo molto volentieri qua. E lui è riuscito a prendermi con, pensate, il guscio verde, nonostante le mie tre banane, Pazzesco. Ok, mi riprendo la prima posizione. È un gran premio questo qua, è veramente un gran premio. Ah, mi ha fatto perdere... Bowser mi ha fatto perdere tempo con quel pugno. Adesso sono finito terzo, mi sa che mi sono mangiato la vittoria. Mi sa che mi sono mangiato la vittoria. Vabbè, niente. Adesso mi bombarderanno. Però attenzione. No, comunque non riesco ad arrivare sul podio. Non ce la faccio. Niente, arrivo addirittura quinto. Vabbè, niente, peccato, potevo vincere. Vince Michela, secondo Zanka, terzo DJ Axel, poi Steve, io, Gabriele e poi tutti gli altri. Va bene ragazzi, seconda corsa di oggi, Tubirinto dei Piranha. Dai che le carte in regola per portare a casa almeno una vittoria le ho. Si parte? Sì. Ah, ho cliccato troppo presto. Cliccato troppo presto. Vabbè, ho già preso un power up. Passiamo di qua. Altro power up per me. Ok. Aia. Chi è che mi ha lanciato il guscio? Aia. Chi è che mi sta lanciando il guscio? Gogget. Ecco. Prima il boomerang e poi il guscio, Adesso sono ultimo. Vedo che anche GG6 è in difficoltà. Ah, ma adesso recuperiamo, Ok, l'importante è prendere i power up. Stellina. Ok, non mi sono piantato.
Vai. Passiamo di qua. Ho evitato la piantina. Ho evitato la banana. Ci sono passato vicinissimo. E adesso regalo un po' di gusci rossi anch'io. E un altro là davanti. Attenzione che torno in quinta posizione. C'è Fede lì davanti. Stellina. Mamma mia. Per fortuna avevo la stellina. Eh no, però il guscio rosso mi prende. È già il secondo che mi lancia Fede. Oh, vedi la piantina. È stata onesta, anche se però lui ha lanciato il fulmine praticamente. Almeno non mi hanno schiacciato. Sì, però... Ah no, l'ho preso anch'io il power up. Non ci credo. Caspita, tutte le volte sti errori. All'ultimo giro, all'ultimo giro tutte le volte. Vabbè, il primo è già arrivato praticamente. Poi adesso da dietro pigliano il power up, quindi non è che... Pigliano il pallottolo Bill, quindi non è che posso fare molto. Ok, sfondiamo, arriviamo sul traguardo. Va bene, dai, sono arrivato quinto. Considerando che c'è stato un momento in cui ero in dodicesima posizione, va benissimo. Vince Zanka, secondo Fede, poi Gojet DG6, io, Steve, Connor, Gabriele, DJ Alex e Cyclix92. Va bene ragazzi, terza corsa di oggi, stadio di Mario Kart. Dai che qua devo fare un bel po' di punti. Ok, bella partenza. Prendo subito la testa della corsa. Mi tengo i gusci verdi qua a protezione. Arriva già qualcosa. Ok, mi sa che il guscio rosso si è disintegrato. Ok, prendiamo più che altro le monetine. Ok, gli altri sono là dietro. Non sta arrivando nulla per il momento, eh. Aia. Mi ha pigliato qualcuno. C'è uno dei Bowserotti che mi sta seguendo e non mi molla neanche un secondo. Adesso seconda dovrebbe esserci Amaya. Che pelo. Che pelo, ragazzi. Vabbè, sganciamo le banane, prendiamoci qualcos'altro. Mi prendo questo funghetto qua. Quante banane. Quante banane sul tracciato. Perfetto. Attenzione al guscio blu. Vabbè, niente. Ciao ciao. Siamo nell'ultimo giro. Purtroppo ho beccato il guscio blu. Oh, guarda la maglia come tentava. Tentava di superarmi. L'ho bloccata col super clacson. Eh no, non ci sto ad arrivare secondo, ragazzi. Ho dominato per tutta la gara. Vabbè, però non è giusto. Non è giusto. Oh, meno male che almeno il secondo guscio rosso sono riuscito a evitarlo. Vinco io, secondo Gabriele, poi Amaya, Christian e Bullgamer. Va bene ragazzi, quarta corsa di oggi. Siamo a metà torneo, perché vi ricordo che i tornei di questa settimana prevedevano solamente 8 gare l'uno. Elettrodomo. Aspetta, vado subito via, cerco di scappar via portandomi via anche le monetine. Attenzione a Michela.
i gusci verdi. C'è anche Exodia. Ok, il suo guscio rosso l'ha lanciato. Adesso sono terzo. Ho lasciato giù la banana perché ho bisogno di un altro power up. Guscio rosso. Vediamo se piglio qualcuno. No, Exodia si è difeso purtroppo. Sono lì, sono lì. È una sfida a due tra un Bowser. Anzi no, è Fede. Quindi uno schelo Bowser contro un Mi. Vabbè, loro passano sulla pista. Ah no, si sono separati. Fede sulla pista rossa, Exodia sulla pista verde. Ok, gli ho lanciato tutte le gusci, i gusci verdi. Ah, ma non lo piglio, eh. Piantina carnivora. Sto cercando di recuperarli, però davanti vanno velocissimi. Ho recuperato una posizione. Probabilmente Fede è cascato giù. Exodia invece è imprendibile. È veramente veloce, eh. Vediamo se riuscirà a difendersi. No, un altro guscio rosso no, però. Cioè, uno va bene, due no, eh. Beh, almeno ho recuperato già tutte le monete. Ancora. Dai che lo piglio, dai che lo piglio, dai che lo piglio, è lì. Guscio rosso. Ah, però riesce a difendersi. E invece no. E invece no, signori. Vediamo. Vediamo. Mamma mia che gara, mamma mia che gara. Sono riuscito a vincere all'ultima curva. Bella corsa. Vediamo la classifica finale. Ok, primo io, secondo Fede, poi Michele, Exodia, GG6 e Amaya. Va bene ragazzi, quinta corsa di oggi, Valle degli Yoshi. Vediamo se riuscirò a ripetere lo stesso risultato di prima. Ok, nessun problema alla partenza. Power up preso. Passiamo di qui. Mamma mia, ho rischiato la sportellata. Attenzione che Exodia prova a scappar via di nuovo. Aia. Fede mi ha preso probabilmente con un guscio verde. No, arrivano i gusci rossi. Speriamo che Michela li lanci in avanti. Sì, li ha lanciati tutti in avanti, bravissima. Allora, ho la stellina e la sfrutto qua. Guarda Fede come scappa via. Ok, volevo toccarlo, però ho detto lasciamo perdere. Altra stellina. Non posso non sfruttarla. Intanto Exodia prova a scappar via di nuovo. Attenzione a Cyclix. Guarda, Michela ha aspettato che mi avvicinassi. E in più ho beccato pure lei, anche lei il pallottolo Bill. Eh vabbè, pazienza. Non l'ho ancora visto oggi. Non l'ho ancora visto. No, l'uovo. Ok, bravo, rallenta. Oh, eccolo qua, l'ho chiamato. Ed è arrivato. Ho superato Cyclix e mi trovo di nuovo in terza posizione dietro Michela. Altro pallottolo Bill. Oh, attenzione. No, dai, non ci credo. Però mi sa che ha preso Michela, eh. Mi sa che ha preso Michela perché ha conteggiato la sua prima posizione, non la mia. Ma dimmi te. Vai, 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 veloce, 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 veloce. Perché li ho proprio addosso. Qui è brutto. È brutto, la vedo grigia. Dai!
Mamma mia, signori, altra fantastica vittoria. Vediamo chi è arrivato secondo. Per un pelo è arrivato secondo, perché ce l'avevo vicinissimo. Vediamo subito. Cyclix 92 secondo, terza Michela, poi Fede, GG6, Exodia e Amaya. Mamma mia, signori. Va bene, ragazzi, sesta corsa di oggi, Riviera di Todd. Praticamente abbiamo scelto tutti quanti di correre qui. Ok, perfetto, bella partenza. Ok, loro passano di là, io passo sul ponte principale. Guscio rosso. Ah, Michele è riuscito a difendersi. Cambiamo direzione all'ultimo. Di solito non passo mai di qua. Attenzione a Fede, che è pieno di banane e me le ha sganciate praticamente davanti al kart. Qui ho sbagliato a sterzare. Ho sbagliato a sterzare. Ho sfiorato il tram. Opla. Opla. Devo andare a prendere i primi due là davanti. C'ho Fede. Michela sta dominando la gara. Incontrastata per il momento. Ok, ho lanciato tutti i gusci verdi. Attenzione al pallottolo Bill. Ok, stellina. Mamma mia! Ho fatto che attivarla proprio al momento giusto. Stava arrivando un incredibile guscio blu. Sono lì, i primi due sono lì. Non sono così distanti. Mi sono difeso da un guscio rosso. Adesso Michela mi sta puntando coi gusci verdi. Attenzione, testa a testa. Io sono finito sotto. Lei riprende la testa della corsa. Buono. Esco di nuovo davanti. No, i gusci rossi. Andiamo a parete, andiamo a parete. No, mi ha preso però. Buonanotte, ragazzi. Se non mi pigliava quel guscio rosso era meglio, eh. La vedo durissima. Dai, come ha fatto a prendermi? No, non ci credo. Vabbè, pazienza, ragazzi, pazienza. Arrivo addirittura quinto. Vediamo un attimo chi è che mi è arrivato davanti. Peccato per quel guscio rosso. GG6, Fede, Michela, Gojet, che è spuntato dal nulla, Cyclix 92, Connor. Va bene, ragazzi, penultima corsa di oggi, rovine di Twomp. Abbiamo due Schelo Bowser e due Bowser. Ok. Velocissimi. Power up preso. Ho sganciato già subito una banana. Chissà che non abbia preso qualcuno. Però mi sa che non ho preso nessuno. Attenzione ai boomerang. Ho sfiorato forse, sapete cosa? Un super clacson. Sono dietro a Cacco e Fede. Adesso sono secondo. Fede prova la scorciatoia. Oh, guscio spinato. Perfetto, prendo la prima posizione. Ho sganciato tutti i gusci verdi che avevo. Mamma mia, che sportellata. Per poco non finivo fuori dal tracciato. È tornato Zanka. Ok, buono. Lo seguo, però non passo sotto. Passo a muro.
Oh, l'ho pigliato con una banana. In qualche modo l'ho pigliato con una banana e mi sono preso pure la scia. Funghetto. Sfruttiamo questo. Scendiamo. Aia, quei gusci verdi. Ah, però è stato punito con un guscio rosso. Però aveva il super clacson da utilizzare. Ok, una sfida tra me e lui. Allora, però lui è leggermente più avanti. Usiamo il funghetto. Devo recuperarlo, Devo recuperarlo. Guscio spinato. Ah, peccato che l'abbia colpito prima del power up. A me è uscita una semplice monetina. Adesso diventa dura. Adesso diventa veramente dura. Vediamo se ce la faccio. Mamma mia, signori, che vittoria! Mamma mia, altra fantastica vittoria. Oggi sono in formissima. Vediamo la classifica finale. Vediamo. Stanno arrivando ancora dei giocatori. Primo io, secondo Cacco, poi Michela, Zanca, GG6, Connor, Fede e Cyclix92. Va bene ragazzi, ultima corsa di oggi, Laguna dei Delfini. Se non sbaglio devo aver vinto due o tre gare oggi. Tre di sicuro, anzi, tre o quattro gare. Dai, vediamo se riusciamo a portare a casa anche questa qua. Ok, per fortuna Michela non mi ha portato via il power up. Oh, attenzione, si è difesa col super clacson. Mamma mia, è rimbalzata via. Evito un gran boomerang. Sterzo stretto. Con le banane mi difendo. Scendiamo giù. Dai, sto già prendendo il largo. Le banane me le tengo, perché tanto i funghetti non mi usciranno mai. Ok, cerchiamo di scappar via, però sarà durissima, Sarà durissima, infatti. Una banana è già scomparsa. Ah, solo una semplice monetina non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Ok, che adesso ne ho già 8, però. Dai, ragazzi. Banana. Ce n'era anche una lì nascosta. Non si sa dove. Attenzione al guscio spinato. Oh, attenzione, che ha colpito anche Michela. Per poco non mi fanno volare giù. Voilà, fantastico. Voilà, fantastico. Ero primo. Guardate dove, caspita, sono finito. Ok, bombe che esplodono. Passiamo di qua questa volta. Gusci rossi. Uno anche dietro, che ha colpito me. Cioè, sono riusciti a prendermi con un guscio rosso. No, però ragazzi, ero primo. Non è possibile. Devo tornare su. Dai. Bravissimo. Cioè, non ci sto. Sì, ma non è uscito niente di buono. Qui davanti prendono funghetti a destra e a manca. Che arrivo in volata, signori. Perché mi sa che quel guscio blu ha colpito Michela, Vince Zanca secondo Niccolò. Poi Michela, io e Cacco. Ok, chiudo con 90 punti, va bene. Speravo di arrivare davanti comunque, Va bene ragazzi, ho completato il numero di corso gare previste. Va bene ragazzi, vince il torneo dei super cattivi. Vediamo subito la squadra.
di Schelo Bowser con 562 punti contro la squadra di Bowser che ne ha totalizzati 332. 8 hanno scelto la squadra di Schelo Bowser, 7 la squadra di Bowser. Zanka arriva primo con 114 punti, io arrivo incredibilmente secondo con 90, terza Michela con 87, quarto Fede con 85, quinto Gojet con 77 punti, sesto Steve con 72, settimo Niccolò con 66, ottavo Gigi6 con 57, nono Mago Kevin con 52, decimo Gabriele con 48, a pari merito con Favij, naturalmente è un fan di Favij, 48 punti, dodicesimo Ciclix 92 con 43, tredicesimo Rex Gabri con 25, quattordicesimo Bullgamer con 20 punti e quindicesimo DJ Axel con 10 punti. Ragazzi, grazie a tutti come sempre per aver partecipato, settimana prossima naturalmente ci sarà un nuovissimo torneo. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Mario Kart 8. Alla prossima ragazzi!